Buongiorno, è una bellissima domenica di sole di aprile, 8 aprile. Io mi sto dirigendo con la mia bici al supermercato per farvi vedere cosa vendono i supermercati americani. E bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. L'avventura da Stop & Shop inizia con la mia amica Challa, turca. Intanto voglio dirvi quante corsie ci sono, più di 11. Allora, in questo momento siamo nel dipartimento di frutta e verdura, che è mischiato con un sacco di altra roba. Tra l'altro qua c'è la Pepsi a un dollaro, ragazzi, un dollaro. Tutta questa Pepsi, tra l'altro qua c'è scritto New York. Vediamo quanto è grande questa. 2 litri di Pepsi, un dollaro. Siamo arrivati al tè Arizona, addirittura questo è half and half, sarebbe metà limonata, metà iced tea. 5 dollari per 2 e sono quasi 4 litri di tè. Me ne bevevo a quantità industriali le prime volte che venivo in America. Do you like it? That's my favorite. Really? Lemon? Yeah. Anche Challa piace. Corsia numero 4, patatine, snacks, salse, cracker e biscotti. Oh my god, guac chips. Le patatine al guacamole sono già al sapore di guacamole. Abbiamo qualsiasi tipo di patatina possibile e immaginabile. Questa è tutta la corsia delle patatine. Tutta la sezione 2 dollari. Onion ring, barbecue, cipolla e aglio. Honey barbecue. A me personalmente piace tantissimo il Cape Cod come marca e le barbecue, le sweet mesquite. I want this. Abbiamo i pretzel, salse di tutti i tipi, salsa. Ovviamente sono tutte salse per le patatine, quella col pomodoro e l'aglio, quella col formaggio e l'alapegno, alapegno, aglio e pomodoro, formaggio e pomodoro. Queste dovrebbero essere le patatine alle verdure salutari. Cosa sono questi? Abbiamo ovviamente le tortilla chips 2x6, questo è un pacco grande. Oh, ovviamente le Doritos non possono mancare, io amo queste al formaggio. Doritos, sono 276 grammi di Doritos. Non so se vi siete accorti che da dove abbiamo iniziato il corridoio, questa fila sono patatine. Come far mancare le caramelle per la gola nella corsia delle patatine? Hanno le caramelle per la gola alla ciliegia e le caramelle per la gola al limone e miele. Of course. No ragazzi, queste io le amo. Fanno veramente male. Le Cheetos sono tipo le nostre Fonzies, però qua arancioni e molto più pericolose. Quasi mezzo chilo di patatine, 4,49 dollari. Questi biscotti Milano che vedo un po' dappertutto, li fanno in Italia? Ancora non ho capito. Sono prodotti in America, ma qui vanno molto di moda i Milano. Non sono male, l'ho provati. 2 per 6 dollari. E Chips Ahoy sono i cookies qua molto famosi. Allora, cerco. Allora, qui abbiamo Oreo al limone, Golden. Ah, questa è party size, quindi è la versione grande. Sono 723 grammi di Oreo. Gli Oreo classici. Però aspetta, double stuff vuol dire che hanno molto più vaniglia dentro. Ovviamente ci sono gli Oreo al pistacchio, che qua lo chiamano pistachio. Red Velvet. Ma anche l'Oreo al peanut butter, burro d'arachidi. Ma anche Oreo alla cioccolata fondente. Ma anche Oreo alla menta. Ma anche Oreo al mega stuff, che sono pieni di vaniglia. Al limone. Ok, questa è la selezione di Oreo che hanno allo Stop & Shop. Queste sono le cose che a me fanno veramente beef. Sono le beef steak. Questa è tutta la carne secca che vendono. Non so a chi di voi piace, a me personalmente assolutamente no. Qui c'è il bacon jerky, hanno pure original. Hanno quella all'alapegno ovviamente. Che smoked sausage con la salsiccia. No ragazzi, ma vogliamo parlare di questi? Oh mio Dio. Challa, eat it. Eat it. Ma questo che cos'è? Pringles? Alla pizza, non mi ricordo se in Italia ci sono wavy Pringles. Io non l'ho mai provate. Oh, a me mi piacciono un sacco queste al barbecue. Buffalo Ranch.
Tutti si bevono il Vita Cocco, che è l'acqua al cocco. Originale, pesca e mango. Pesca e mango, però pure, quindi mi sa che c'è proprio l'estratto. E questo invece con un po' di limone. Abbiamo tutta la sezione di acque a qualsiasi sapore. Galloni di acqua. Un gallone sono quasi 4 litri, quindi tu ti compri 4 litri di acqua a 99 centesimi. Ma l'acqua frizzante alla ciliegia? Questa mi sa che è una specie di Fanta italiana, si chiama però Sunkist e costa $1.89. La 7-Up per chi fa la dieta, la 7-Up normale, la 7-Up alla ciliegia. Poi abbiamo Canada Dry, è una specie di ginger ale all'aranciata. Poi abbiamo l'aranciata all'uva, l'aranciata all'ananas. Squirt al limonata, una specie di limonata frizzante. Una cosa che a me piace un sacco è questo, il ginger ale classico, e costa $1.89, sono 2 litri. Questo non so assolutamente cosa sia, è la birch beer, sicuramente qualcosa di gassato, ma non conosco il sapore. Ah, la root beer. Oh yeah. Root beer, che in Italia non c'è, ma io l'ho provata e non ci siamo. Non c'è in Turchia? E questi tutti i gusti diversi di Fanta: ananas, arancio, uva, fragola, frutti di bosco. Una cosa che non manca mai nei supermercati è la Dr. Pepper, una bevanda penso fatta completamente di zucchero, mais, what else? Vaniglia, ciliegia. Ragazzi, abbiamo trovato la Pepsi da 3 litri, non entra neanche nella mia mano, non so come prenderla. Oh my god, it's so heavy, è molto pesante e costa solo $2.19. Abbiamo anche biscotti a cioccolato e marshmallow. Questa corsia sono solo cereali. Ci sono i Kellogg's enormi da 680 grammi e costano $4.79. What is that? Questi sono cereali alla mela e cannella. Oddio, sto per vomitare. Ovviamente non possono mancare i cereali al Reese's, cioccolato a burro d'arachidi. Abbiamo anche quelli con marshmallow. Il Captain Crunch qua è molto famoso, questo è quello classico. Questo cereali penso è tutti i frutti. E poi abbiamo questo al peanut butter, burro di arachidi. Arizona, Arizona, Snapple, Arizona, 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 Snapple. Questo di pomodoro. Campbell è una marca famosa. Anche piccante. Oppure con poco sodio. Queste sono caramelle alla frutta che ogni tanto compro. Dovrebbero essere degli snack non troppo zuccherati. Ma quante sono carine queste? Delle barrette con M&M's e riso soffiato al cioccolato. C'è tutta la parte con i toppings che puoi mettere nel gelato. Qui abbiamo i coni da comprare. Questi tutti i toppings che puoi mettere sopra. Frigo, un sacco di bacon e tacchino. Turkey bacon, maple bacon. Normale. Bacon affumicato. Questo è il fudge per fare marble cake. Poi abbiamo la chocolate fudge, molto famosa. Guardate quante opzioni per ornare le vostre torte. Yeah. L'icing per la torta. Verde, rosso, bianco. Quanto è grande questa farina. Is it heavy? Yes. E anche pesante. Sono 4 kg e mezzo di farina. Non mancare il gelo nelle corsie, che sono tipo delle gelatine a caramella, zuccheratissime, tutto artificiale. Abbiamo la base delle cheesecake già pronte, addirittura latte Parmalat. In realtà nel mio supermercato preferito lo trovo questo latte. La sezione dei prodotti per fare i pancakes. Questo è il mio mix preferito, oltre a quello che vi ho fatto vedere nel video dove faccio i pancake, che vi lascio qua sotto. Questo è il mix più famoso, sciroppo d'acero. Qua inizia tutta la sezione dei diversi tipi di caffè e anche il caffè di Dunkin' Donuts. Caramello, dulce de leche. In questa sezione, adesso è partita anche la canzone di Friends. Cibo messicano, cibo kosher e cibo internazionale, ma anche vegetali, pasta, riso, salsa per la pasta e scatole di pomodori. Immancabili mac and cheese, 10 per $10. Sono quelli che fanno super male. Fagioli,
fagioli scuri, kidney beans, abbiamo i cannellini, abbiamo quelli più grandi e abbiamo quelli più scuri, abbiamo questi, frijoles ed anche i fagioli rosa e quelli rossi. Abbiamo riso di tutti i tipi, buste enormi da 9 kg, quasi 10 kg di riso, jasmine thai, thailandese, messicano, integrale. C'è l'imbarazzo della scelta, veramente. Non so le persone come fanno. La cipolla granulata, paprika enorme, l'aglio che mettono dappertutto, polvere di aglio che mettono anche sulla pizza. Anche le tortillas di tutti i tipi. Tacos, burrito, quesadilla, addirittura queste hanno una forma di un fiore. Crema di cocco in scatola, questa che non l'avevo ancora vista è dulce de papaya. Tutte le bevande messicane, and what? Poi cosa abbiamo qui? Oh mio Dio, abbiamo anche il cactus in scatola! Ah, ragazzi, vi rendete conto? Il cactus in scatola. Chi è che nella vita non ha mai bevuto il succo di tamarindo? Siete pronti? Salsa di anatra. Questo supermercato ha la pasta de cecco, ma anche gigli, Raos e Rienzi con distese di salse di pomodoro e questa famosissima salsa Alfredo. Oddio, Cialla ha trovato la pasta pronta. È pronta? Oddio, è morbidissima. No, no, non ci credo. La devo provare giusto per sapere quanto fa schifo. Pronta in 60 secondi, quindi è proprio pronta. Barattoli e barattoli di parmigiano. Questo è il più grande. Cialla sta guardando. Cos'è in mano? What do you have? What is that? Ok, what is that? Pastel. Penso che sia qualcosa di messicano. Oh, Jamaica. Ok. E questa è una foglia di aloe. L'aloe è 1,49. E quest'altra cosa che ha preso è un coconut del Messico. Tropical coconut, $1,99. Questa è la polvere per avere un purè di patate pronto in, anche questo, 60 secondi. Queste sono le dimensioni dell'olio vegetale. Quasi 4 litri, un gallone. Ragazzi, salse di tutti i tipi. Questa cos'è? Honey mustard, buffalo wing, Caribbean jerk, barbecue sauce. Abbiamo tutta la parte del ketchup qua. Le porzioni enormi, quasi 2 kg di ketchup. La mostarda, la sezione delle maionesi. Selezione infinita di dentifrici. Crest è uno dei più famosi, anche Sensodyne. Famosissimo Colgate, che in realtà si dice Colgate. Siamo arrivati alla sezione delle cioccolate, dove è difficilissimo scegliere la tua cioccolata, perché abbiamo tutta questa parte dedicata a cioccolata. Nuova versione di M&M's al burro di arachidi e menta. Solo la menta al latte. Questa è una cioccolata che guava molto. Ovviamente non manca Reese's, la cioccolata col burro d'arachidi, che qua piace da morire. I Sour Patch sono veramente buoni, sono queste caramelle gommose un po' aspre. Questa è la versione enorme, formato famiglia. Guarda quanti lecca-lecca! Pesa tantissimo, è quasi un chilo di lecca-lecca. Da quella parte inizia la sezione del pane. Fine corridoio. Oh mio Dio, c'è una mini Nutella, che carina! Una mini e una maxi. Poi ovviamente un sacco di burro di arachidi, ma io sono innamorata del burro di mandorle, come avete visto nel mio video di come fare i pancake. Addirittura c'è la crema di marshmallow. Io non l'ho mai provata. Poi abbiamo la parte delle cose surgelate. Questa specie di cotoletta al pollo e parmigiano con un po' di pomodoro. Questi sono buoni con i wurstel. I pretzel dog, che buoni questi, Coney Island, Nathan, siete mai stati? Due corsie, una e due per le cose surgelate. Ci sono latti di tutti i tipi, addirittura uno che qua va molto di moda è half and half. È una specie di crema latte che usano anche per cucinare. E il latte ovviamente a galloni. Un gallone di latte sono quasi 4 litri. E un frigo pieno di latti diversi. Al cocco, all'avena, alle mandorle, con senza lattosio, al cioccolato, cremoso, al caffè. Di questo che ne pensate? La pizza surgelata, guardate questa. Pizza con pepperoni, pizza con le polpette di carne. È strano che non sono riuscita a trovare la pizza col pollo e l'ananas, perché di solito qua la mangiano e a loro piace molto. What's your favorite pizza? Buffalo chicken, my favorite. Which one? Buffalo chicken. Buffalo chicken, ve l'ho detto io, che si mangiano sta roba. Devo comprare il pretzel Nutella stick. Scusate, ma le mandorle con wasabi e salsa di soia? Allora, prima di concludere il video, volevo fare un paio di considerazioni che mi sono venute in mente
mentre biciclettavo verso casa. Nel frattempo ho cambiato anche look, se avete notato. Dopo più di 7 anni che vivo in America, 1 anno e mezzo che manco dall'Italia, ci sono dei prodotti ai supermercati che non ricordo se vengono venduti anche in Italia. Un po' mi sono abituata a queste enormi dimensioni dei determinati prodotti. Infatti la cosa ideale la prossima volta che faccio un video del genere sarebbe andare con qualcuno di voi che non è mai stato in America e che quindi mi sa consigliare e mi sa dire cosa non è ancora arrivato in Italia. Ho un paio di domande per voi e vi chiedo: la cosa più schifosa che avete comprato, mangiato, e il supermercato più assurdo che abbiate mai visitato in America. Andiamo alla chiusura. Dopo questa oretta, direi anche 1 ora e mezzo di esplorazione del supermercato per farvelo vedere, salutiamo Acialla, ci saluta, che mi ha fatto compagnia in questo giro del supermercato che è alle nostre spalle. Thank you so much for being with us. No problem, anytime. Spero che il video vi sia piaciuto, se non siete ancora iscritti al canale fatelo adesso. Oggi da New York, Queens, è tutto, Chiari Lady, Boss e Acialla. Grazie guys, al prossimo vlog. Bye!